tutti amici di EveryEye, sono Panic e bentornati in questa nuova puntata della rubrica settimanale dedicata a Destiny. Come vi avevo promesso nello scorso video, oggi iniziamo la prima parte della mini guida dedicata alla volta di vetro, l'Hardware Ride introdotto da Bungie nei contenuti di Destiny e che nei mesi successivi verrà di sicuro implementato con altri ride più o meno dello stesso genere. Personalmente ho completato questa difficile missione 3 volte e quindi non esiste al momento migliore per iniziare a portarvi questa mini guida che affronterà step by step tutte le fasi che la compongono. Ma non perdiamo altro tempo e partiamo con la guida, iniziando ovviamente dalla prima sfida che ci porrà davanti alla volta di vetro. Andiamo! Eccoci qui ragazzi all'interno della volta di vetro in questa prima parte introduttiva della sfida, dove Destiny ci metterà di fronte una sfida discretamente ardua, ovvero lo scenario è quello di Venere e noi 6 giocatori dovremo prendere controllo di queste 3 piastre sincroniche, una che si trova rispettivamente in basso a sinistra, che è quella dove mi sto recando io, l'altra in alto in zona centrale e l'ultima in alto nella zona verso destra. Il nostro scopo sarà per appunto prendere il controllo di queste piastre sincroniche, controllo che si otterrà stando dentro queste piastre e ottenuto una volta che vedrete comparire questa luce blu intorno ad esse. Una volta che controlliamo tutte le 3 zone spawnerà un pinnacolo in mezzo allo scenario, pinnacolo che non è nient'altro che una torre dalla quale fuori uscirà un raggio di luce che si andrà a congiungere con il portone che si trova in zona centrale, che ci permetterà di avanzare allo stage successivo. Per far sì che ciò accada noi dovremo tenere il controllo di queste piastre per qualche minuto e cercare di non morire e far prendere il controllo della piastra ai Vex. Se questo succederà il pinnacolo risponderà completamente da zero e quindi ci metteremo molto 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 più tempo. Il mio consiglio per risolvere questo primo stage è quello di dividervi in 3 squadre da 2 giocatori ciascuna e appunto di andare in 2 per ogni piastra sincronica. Queste squadre dovranno essere assortite bene in termini di equipaggiamento, più specificatente equipaggiamento di armi, questo perché la minaccia maggiore che dovremo affrontare saranno questi pretoriani che spawneranno in alternanza e che ci rischieranno di metterci in grossa difficoltà se non possediamo armi che facciano danno elementale al vuoto in grado di togliergli gli scudi. Quindi basterà che una volta il pretoriano che è spawnato, focussarlo in 2, uno che gli toglie lo scudo, l'altro che gli fa danni cinetici semplici, e questo morirà in pochissimi secondi. Se dovremmo incappare in qualche difficoltà del tipo che qualcuno muore e quindi lascia in inferiorità numerica una squadra, basterà che uno che si trova in un'altra piastra e quindi di un'altra squadra si stacchi e vada a dare una mano al compagno morto e che è rimasto in inferiorità numerica su quella piastra, oppure semplicemente se non volete mettervi in queste situazioni un pochettino complicate, aspettate che il vostro compagno rispondi. Se nel mentre i Vex prendono controllo della piastra e quindi il pinnacolo piano piano si distrugge, non disperatevi, perché comunque basteranno pochi minuti per far sì che la situazione si aggiusti. Insomma, vedete un po' come gestirvela. Ecco appunto, vediamo adesso che si forma la colonna di luce che va ad aprire il portone e ci introduce al secondo stage. Una volta che si sarà aperto il portone entriamo all'interno di esso e proseguiamo per qualche metro per trovare una prima cassa dove otterremo ricompense variabili che appunto variano da semplici materiali ad alcune armi. Ci saranno delle casse molto più evidenti durante il percorso e alcune un pochettino più nascoste che però non ho trattato in questo video. Le troveremo più precisamente in degli scenari più avanti, quindi successivi. Se quando tratterò questi argomenti volete sapere dov'è la posizione delle casse, basterà che me lo chiediate e io farò un video specifico. Ecco qua la cassa di cui vi parlavo. Adesso possiamo proseguire al secondo stage. Molto bene ragazzi, abbiamo rotto il ghiaccio con quello che è la volta di vetro. Di sicuro, nonostante lo shock sarà stato abbastanza importante, dopo i primi minuti di gioco la prima sfida diventerà piuttosto abbordabile e dopo che ci avete fatto abbastanza dimestichezza la risolverete veramente in maniera sciolta e fluida. Se però pensate che questo primo step sia stato difficile, vi consiglio di rimboccarvi le maniche per quello che ci aspetta dopo. Stiamo appunto per andare in casa del Templare e ci aspetteranno 2-3 sfide discretamente impegnative. Andiamo a vedere. Eccoci arrivati al secondo stage, o meglio seconda ambientazione di questa volta di vetro, che ci vedrà protagonisti nella casa del Templare, che non è nient'altro che un boss super cazzuto. Che cosa dovremmo fare in questa casa del Templare? Il gioco ci metterà di fronte a, mi sembra,
tre o quattro sfide all'interno dello stesso stage. Adesso andiamo con ordine. Il primo sarà quello di difendere la confluenza centrale. Che cos'è la confluenza centrale? Sarà una colonna, come il pinnacolo, con la quale i Vex si sacrificheranno. Che cosa vuol dire? Che ci andranno a contatto e se appunto si sacrificheranno. Questo comporterà ovviamente un deficit per la squadra, e una volta che si sacrificheranno troppi Vex, voi sarete automaticamente morti. Successivamente si passa alla difesa della confluenza di destra e di sinistra, che si svolge nello stesso identico modo di quella centrale e ha le stesse regole, ovvero non far sacrificare i Vex. Come terza sfida e penultima, il gioco ci propone di difendere le tre confluenze, quindi centrale, sinistra e destra, sempre con le stesse regole, sempre con le stesse dinamiche. Dove sono le insidie? Le insidie sono che si può facilmente perdere il controllo della situazione perché siamo occupati ad andare in giro per l'ambientazione, quindi perdere di vista quelle che sono le colonne e i Vex che si sacrificano in esse. E soprattutto un altro pericolo sono questi fanatici, questi mostri che vedete, che una volta uccisi lasciano quella pozza verde per terra. Se voi entrerete dentro questa pozza verde verrete marchiati. Che cosa vuol dire marchiati? Ogni tanto vedrete comparire sulla schermata del gioco la scritta: il templare sta preparando il rituale di negazione. Se quando il templare preparerà questo rituale voi siete marchiati, morirete automaticamente. Ovviamente se rimanete marchiati tutti e sei componenti della squadra, la sfida è finita perché siete miserabilmente morti. Quindi attenzione a stare fuori dalle pozzanghere verdi create dai fanatici. Mi raccomando, dividetevi come prima in base alle confluenze. Ovviamente se ce ne sono due dividetevi 3-3, poi quando saranno tre dividetevi in sempre tre squadre da due, con la squadra che deciderà di occuparsi della confluenza di mezzo, che dovrà dare un occhio ogni tanto sia a destra che a sinistra, in modo tale da tenere sempre sotto controllo magari qualche Vex che potrà scappare agli occhi delle altre due squadre. I Vex spawneranno sempre di fronte a noi, quindi nel corridoio lungo di sinistra, nel corridoio lungo di destra e dallo spawn del mezzo. Un'altra cosa che non vi ho detto è che se voi incidentalmente rimarrete marchiati dai fanatici, quindi entrerete in quella pozza verde, vi basterà recarvi nella zona centrale sempre dell'ambientazione, dove sarà presente una forte luce bianca, la vedete facilmente, buttatevi lì dentro e il vostro marchio sarà automaticamente annullato. Una volta completate queste facili, sì, si può dire facili, forse la parte un pochettino più facile della volta di vetro, sfide di difendere le confluenze, ci aspetta una sfida discretamente impegnativa, ovvero uccidi gli oracoli, distruggi gli oracoli. Completata la difesa delle tre confluenze, ci troveremo di fronte alla penultima parte prima del boss, ovvero distruggi gli oracoli. Che cosa dovremmo fare in quest'ultima sezione della sfida? Distruggere gli oracoli, ovvero delle palle luminescenti gialle che appariranno in un ordine preciso nell'ambientazione. Quest'ordine vi verrà mostrato subito all'inizio della sfida, subito dopo aver difeso l'ultima confluenza, in modo tale da potervi organizzare un pochettino. Io personalmente vi consiglio di distribuirvi in questa maniera: due a destra, due in mezzo e due a sinistra, in modo tale controllerete sempre in modo omogeneo tutta l'ambientazione e potrete distruggere facilmente gli oracoli che appariranno. Ovviamente le difficoltà sono tenere a bada i nemici tra minotauri e cecchini che vi focusseranno tutti insieme, distruggere gli oracoli e non morire. Che cosa dovesse succedere se vi dimenticate di distruggere un oracolo? Verrete tutti quanti marchiati dal rituale di negazione e morirete automaticamente. La sfida dura abbastanza, quindi saranno diciamo qualche minuto di concentrazione, perché dovete assolutamente tenere sotto controllo tutto quanto, e una volta distrutti tutti gli oracoli e aver completato la sfida possiamo finalmente uccidere il primo boss della volta. Il boss che ci troveremo di fronte non sarà molto impegnativo da uccidere, richiederà solamente una buona dose di coordinazione e soprattutto organizzazione. Perché? Perché nell'ambientazione spawnerà un manufatto, ovvero uno scudo. Qualcuno di voi dovrà specializzarsi nell'uso di questi manufatti, perché saranno fondamentali adesso e nelle sfide successive della volta, soprattutto nel boss finale. Come funziona il manufatto o scudo? È appunto uno scudo che
con il tasto RB farà un attacco corpo a corpo normale, con il tasto LB genererà una sorta di scudo che vi purificherà dal marchio di negazione, marchio di negazione che otterrete se non distruggete gli oracoli che spawneranno nelle stesse identiche posizioni della sfida precedente. Quindi fase 1, distruggere gli oracoli. Fase 2, mettetevi tutti indietro, quindi non nella parte dove stavate per difendere le confluenze, dalla parte opposta, perché il boss si spawnerà di fronte a voi, alternerà posizioni da destra, sinistra, centrale, insomma si muoverà un pochettino in tutta l'ambientazione. Quello che possiede lo scudo dovrà accumulare la super abilità, quindi riempire la barra gialla in basso a sinistra e effettuare il super attacco premendo i due tasti RB e LB verso il boss. Questo farà sì che lo scudo del boss verrà neutralizzato e voi potrete tutti insieme focussare il templare. Se fate questo procedimento in maniera ordinata, diciamo che con 7-8 volte, quindi dopo che togliete lo scudo 7-8 volte e lo focussate tutti insieme, il templare cadrà e morirà veramente in maniera facile. Se iniziate tutti quanti a disgregarvi, quindi andare uno da una parte, uno dall'altra, venire marchiati e perdermi un pochettino, vi capiterà di ripetere svariate volte la questione. Ma ripeto, se state tutti compatti, tutti assieme fate questo procedimento in maniera regolare, risulterà abbastanza facile. Una cosa che non vi ho detto è che quando il templare verrà privato del suo scudo, intrappolerà automaticamente due o tre di voi che si troveranno di fronte una sorta di barriera che gli impedirà di fare danno al templare. Il modo per tirarla giù è semplice: sparate diritto finché non si elimina lo scudo. Intorno a voi compariranno anche delle arpie che dovranno essere usate dal possessore dello scudo come vittime sacrificali per riempire molto prima la barra dell'energia della super mossa. Quindi lasciate a lui queste arpie, ovviamente se state per morire e le avete tutto intorno sparateli, perché dovete evitare di morire, ma la maggior parte dovrà essere uccisa da il vostro compagno che possiede lo scudo per recuperare la super energia. Una volta completato il boss otterremo i primi drop appunto di ricompensa, dove solitamente potremo ricevere armi o armature. Io personalmente la prima volta ho ricevuto i guanti, la seconda volta il cecchino e la terza volta gli stivali, quindi diciamo che è un drop abbastanza soddisfacente. Una volta completato il boss possiamo avanzare e trovarci di fronte ad alcuni puzzle game divertenti che però affronteremo nella prossima puntata. Siamo giunti alla fine di questa prima parte riguardante la guida per completare la volta di vetro. Vi ringrazio per aver seguito il video e vi invito a farmi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Se avete già completato il raid, se lo state completando, oppure se questa guida vi sta aiutando a finirlo, insomma, fatemi sapere che cosa ne pensate. Noi ci vediamo settimana prossima con la seconda e ultima parte di questa mini guida. Vi invito ad iscrivervi ovviamente al canale di Evrei Network e se vi va di passare dal mio canale personale, i Panic Studios, dove troverete contenuti sui videogiochi e molto altro ancora. Ci vediamo settimana prossima, ragazzi. Un saluto da Panic!